Bentrovati e bentornati su Amatech Blog, cari follower. Oggi vi presento un sistema audio per la casa, o se preferite hi-fi, le cui dimensioni sono giunoniche, ed una qualità che vi lascerà a bocca aperta. Panasonic SC Max 7000 è un hi-fi per casa, anche se lo consiglierei per locali medio-piccoli, perché la sua uscita totale da 3000 watt non potrete sfruttarla in casa, soprattutto se sopra o sotto il vostro appartamento abita gente. Vi garantisco che già a tre quarti di volume disturberete il vicinato. Questo di Panasonic è un sistema modulare, formato cioè da diversi diffusori, tre per la precisione, che non fanno altro che erogare in maniera gentile tutta la loro potenza. E per questo ve ne darò subito una dimostrazione pratica. E poi vi parlerò in breve delle infinite caratteristiche di questo hi-fi da sogno. Avete sentito come suona questo impianto Panasonic SC Max 7000? Beh, adesso è arrivato il momento di illustrarvi i comandi di questa console. E la console principale, il cervello centrale di questo sistema, si compone da tre parti, come possiamo vedere. La parte superiore è quella che gestisce tutti i comandi base, ovvero la registrazione attraverso la memoria interna di questo sistema, la registrazione su USB di una qualsiasi traccia audio, anche una traccia FM, qua accensione e spegnimento, chiaramente, questi i comandi per l'equalizzazione e anche il controllo dei bassi.
a seguire i controlli dell'audio, quindi traccia avanti, traccia indietro e tutti quanti i vari controlli anche per il pairing Bluetooth. La parte centrale è la parte che gestisce la funzione da DJ, infatti attraverso questo disco qui rotante è possibile anche fare un po' di giochetti audio con le tracce che proponiamo al sistema. Questa parte centrale viene chiamata multicontrol, qui il display che ci informa su tutto quello che stiamo facendo e ancora proseguendo in basso troviamo l'entrata USB per leggere da chiavetta e un'altra USB per poter registrare sulla chiavetta OpenDrive. A seguire troviamo i vari comandi, le funzioni karaoke, insomma le funzioni più divertenti. La scelta tra jukebox, illuminazione per poter settare i vari colori di questo sistema. Lasciamo il 32 che è il più carino e poi i vari loop o effetti sample. Da qui si apre e si chiude il cassettino del CD e ancora proseguendo in basso troviamo l'ingresso AUX e poi due entrate per due microfoni, perché questo sistema vi ricordiamo che può essere utilizzato anche per divertirsi facendo del karaoke con degli amici. Queste funzioni sono anche proposte all'interno dell'applicazione gratuita, presente però purtroppo solo su Play Store e non su App Store, per cui solo compatibile con smartphone o tablet Android. Un vero peccato. Questo Hi-Fi si interfaccia con la TV, con iPod attraverso collegamento jack da 3,5 mm oppure attraverso il Bluetooth, proprio come l'abbiamo testato noi utilizzando l'iPhone. Non manca ovviamente anche la presenza della tecnologia NFC e la possibilità di trasformare l'impianto Hi-Fi in un vero e proprio sistema da karaoke, collegando anche due microfoni che ovviamente non sono inclusi, ma all'interno del megapacco troverete tutto il necessario per far funzionare l'impianto home audio da subito, telecomando incluso. Se cercate un sistema hi-fi definitivo per la vostra casa, questo SC Max 7000 è il migliore in assoluto, perché unisce la qualità alla versatilità. Magari non sarà il massimo dell'eleganza, col suo stile un po' troppo muscoloso forse, ma quando avrete ascoltato il vostro brano preferito o guardato la vostra prima partita di calcio utilizzando questo sistema hi-fi, non riuscirete a non amarlo. Perché, soprattutto durante un film o una partita, potrete notare ogni dettaglio audio senza alcuno sforzo. E sarà come vivere quel momento che si sta guardando. Tutto questo è grazie a queste giganti casse col woofer da 30 cm. Sono tre per ogni lato ed è consigliabile metterle una sopra l'altra utilizzando gli appositi fermi in plastica che troverete all'interno della confezione. Ognuna di queste casse è realizzata in modo tale che durante la riproduzione dei bassi non ci sia dispersione audio dalla parte posteriore per le vibrazioni. Problema piuttosto diffuso in tutti i sistemi audio di un certo livello.
Questo SC Max 7000 riesce a riprodurre fedelmente i bassi dalla parte frontale senza alcuna dispersione, merito del suo sistema bass reflex e dell'attenta costruzione di ogni singolo woofer o cassa. Sicuramente non è anonimo e soprattutto non è per tutti. Anche per il prezzo, che sarà probabilmente superiore ai 700 euro, ma non abbiamo dettagli in merito. Ad ogni modo troverete il link in descrizione, sia del prodotto che della recensione completa. Ma comunque una spesa del genere la affronta chi davvero ha la necessità di avere un impianto audio di un certo livello come questo. Amatec Blog vi invita a commentare questo video per farci sapere cosa ne pensate di questo genere di prodotti o se avete già acquistato un hi-fi e come vi trovate. Ad iscrivervi al canale per non perdervi tutti i video futuri della prossima settimana e, come sempre, vi diamo appuntamento a domenica con il prossimo Videotech.